Buongiorno a tutti, ringrazio i ministri qui presenti, il presidente dell'ANCI e così i presidenti delle fondazioni che noi abbiamo invitato convintamente, pensando che insieme possiamo fare un buon lavoro, perché io ritengo che sempre dalla sinergia tra le istituzioni poi emergano aspetti positivi. Ricordavano prima che già nel 2016 è stato fatto un protocollo. Adesso, al di là di quelle che sono le criticità, che mi pare che nell'ultimo intervento sono state manifestate varie criticità nel passato e quindi toccando quelle che sono le competenze di ciascun ministro, puntualmente è stato fatto un poco una sintesi. Io direi che questo non è il momento delle criticità, credo che sia il momento di guardare in positivo, perché ogni amministrazione assume degli impegni. Per quanto riguarda in particolare il Ministero dell'Interno, giustamente è stata richiamata la rete delle prefetture, e tramite i consigli territoriali per l'immigrazione verranno individuate anche le soluzioni più idonee sul territorio. Credo che ognuno di noi ha un ruolo importante, ciascun ministro. Il fatto che tre ministri abbiano ritenuto di sottoscrivere un protocollo di questo tipo, che certamente non va a sovrapporsi a quello che è il piano triennale, che è del ministro Orlando, del ministro del lavoro, che invece deve essere questo protocollo un'attuazione, una modalità di attuazione, quindi senza sovrapposizioni, ma è un ulteriore elemento aggiunta che può dare anche slancio al piano triennale. Io penso che occorre ovviamente l'impegno di tutti, l'impegno della società civile, delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori, delle imprese agricole. Ho visto che sono stati richiamati vari episodi a Borgo Mezzanone, episodi purtroppo drammatici che nel corso degli anni ci sono stati, però gli anni non è che trascorrono in vano, perché nel frattempo altre cose sono state portate avanti. Io vorrei ricordare che proprio come amministrazione dell'interno, a cui fanno capo i fondi PON legalità e i fondi FAMI, noi abbiamo portato alla conclusione un accordo molto importante, che è il primo in Italia, che adesso verrà replicato anche in altri territori. L'abbiamo siglato in Puglia, proprio a Borgo Mezzanone, dove abbiamo messo delle risorse per un accordo a cui ha partecipato la Regione Puglia, la Prefettura di Foggia, il Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione, e abbiamo previsto il compimento di moduli abitativi per 1.300 migranti, e attualmente è un centro destinato proprio all'accoglienza dei richiedenti asilo, e che verrà invece utilizzato per coloro che lavorano nell'agricoltura, per dare delle condizioni di vita che siano più dignitose, perché è un punto fondamentale ed è per questo che siamo qua tutti quanti riuniti, proprio per sconfiggere questo orribile reato che è quello del caporalato. E assolutamente anche è prevista, quindi, oltre che una foresteria regionale, anche un centro per l'impiego, dove andranno a incrociarsi domande e offerte di lavoro. E tutto questo è stato fatto con i fondi PON, e vi voglio anche dire quanto è stato destinato: sono circa 12 milioni e mezzo di risorse del
il fondo de PON legalità. Quindi i primi 50 sistemazioni, le prime 50 sistemazioni verranno già inaugurate i primi di settembre. Analoga protocollo verrà firmato in Calabria, nella piana di Gioia Tauro, ed è in procinto un protocollo proprio tra il Dipartimento per le Libertà Civili, quindi dal prefetto di Bari, la prefettura di Reggio Calabria e la regione Calabria, proprio per dare anche qui la possibilità di istituire una foresteria. Vorrei ricordare, visto che è stato anche citato Saluzzo, il caso di Saluzzo, noi abbiamo realizzato un progetto interistituzionale per l'allestimento di circa 235 soluzioni abitative per lavoratori stagionali, e anche qua abbiamo messo risorse del FAMI per circa mezzo milione di euro. Da ultimo vorrei ricordare in Sicilia, quindi lo dico per il presidente Bianco, che ha in provincia di Siracusa, Cassibile, proprio ad aprile 2021 noi abbiamo abbiamo fatto un protocollo e abbiamo destinato ai lavoratori stagionali che ospiterà, quindi uno dei moduli che ospiteranno 17 unità abitative anche qua abbiamo contribuito con circa 250.000 euro. Quindi tutto questo ho voluto darvene conto perché non si vedano gli aspetti negativi di quello che non va o di quello che può essere fatto meglio. Certamente tutto è migliorabile, ma io ritengo che la cosa fondamentale è che ci sia una sintesi tra tutte le istituzioni presenti, ad iniziare dall'ANCI, che certamente faciliterà anche quella che è la coesione sul territorio, anche per individuare le soluzioni che saranno più corrette da utilizzare, perché ogni territorio ha la sua specificità. E quindi io credo che proprio essere qua insieme tutti ci deve essere, deve fare in modo che ognuno di noi deve vederla in positivo, non in negativo. Glielo dico proprio a lei, che la vedevo un poco negativa, cioè è come se avesse colto solo gli aspetti negativi e non gli aspetti positivi, che tanti ce ne sono, ed è tutto quello che noi stiamo facendo, e c'è un impegno di portare avanti un progetto che è un progetto ambizioso, ma proprio il fatto che ognuno di noi si è assunto degli impegni e poi verrà istituita, perché come governance abbiamo pensato a una consulta, si chiamerà così, dove verranno individuate oltre il presidente ma anche gli altri componenti, persone di altissimo profilo che abbiano anche delle competenze specifiche e quindi che potranno portare avanti quelle che le linee che verranno date dai singoli ministeri. Quindi vi ringrazio e ritengo che sia molto importante una riunione come questa, perché certamente porterà dei risultati positivi. Quindi grazie a tutti.